secondo, dorsale 12 per Alessandro Cignali, figlio d'arte. Dorsale 9 prende la quarta piazza Nicolò Piccioli, altro esponente dell'Alma Juventus Svano, in arrivo con il dorsale 20 Davide Fiordarancio, anticipa il passaggio Nicolas Bonifatti, giallo rosso della Recanati, conclude anche Giulia Panche con gli atleti, applausi per tutti. Vivi Arguini che si presenta ancora una volta nella qualità di organizzatore starter, e tutto è pronto, diamo un'occhiata. Uno parte ufficialmente la batteria del cibule. Anthony Silenzi del CAS Porto Sant'Elpidio vince la batteria riservata. Diego Bracalenti del CAS Porto Sant'Elpidio, Alessandro Cavalieri nell'ordine, tutti gli altri. Pochissimo della SC Cassa Porto Sant'Elpidio, meno di un minuto al via con Giuliano Curini, che sarà lo starter con il dorsale 99 Filippo Vignani. Dunque la coppia Filippo Vignani, anche Lorenzo Di Paolo del Bordo alla vigilia. Dunque tutto è pronto, quindi Vivi Arduini, il patrono della manifestazione, sarà nuovamente lo starter, la motostaffetta è allertata, attenzione a tutti gli sportivi perché ripicatta ufficialmente la batteria dei gigi. No, è più fretta, veramente grande. I tre ragazzi dell'Alma Juventus Orfano con la ruota di Vittorio Luigi che transita per primo, anticipa i due compagni di club. Farsi, quindi occhio eventualmente al suono della campana che decreterà l'ultimo giro, quindi la chiusura anticipata della corsa. Corsa ridotta da 22, in qualche modo sarete omaggiati tutti, quindi corsa neutralizzata. L'applauso di Pesaro per questi atleti della categoria G6, purtroppo corsa neutralizzata. 95% della manifestazione è andata in porto con il 5% finale che è saltato per motivi naturalmente legati alla pioggia e alla praticabilità. Lo vediamo. Poi adesso quando allora questi sono gli elenchi, doppia copia degli elenchi di tutte le prime.